A direzione di gara il signor Federico Di Benedetto della sezione di Novi Ligure. Guardaline Paolo Fumagallo e il signor El Hamdawi, spero di aver pronunciato bene, sempre della sezione di Novi Ligure. Pronti, via! È il Fano con Capezzani che prova a partire. La giocata di Schiaroli non è intercettata da nessuno. Beati loro, per essere 98. La nostra è tutta invidia. Sempre Nappello sulla palla. Però prima non è venuto il cross. Propendo per il cross in questo caso. Penso anch'io. E infatti così è, addirittura in porta. Lo vogliamo segnare al 16esimo questa giocata di Nappello. Ma partono da molto più indietro. Palla il buona. Cross, carambola, ed è stato Zanon, mi sembra, a liberare sì. Questa mischia. Serge, no, Brunetti. Bella la giocata, la palla esce, ha tirato Serges. Batti e ribatti di testa, è Dos Santos che prova a far proseguire i suoi, ma ancora si lotta a centrocampo con la palla che viaggia da un lato all'altro. E ora è buonissima la giocata di sì. De Almeida. Sì, bravo. La segniamo al 21esimo. Fischia Dos Santos, il tiro fuori. Angolo. Attenzione, Tommasini. Serges gira tutto subito su Broso. Non è buona la giocata della difesa della retroguardia abruzzese. Il cross e la rete! Rete di Capezzani! Quanto meno ce l'aspettavamo. È nato da un errore. Adesso devo vedere di un difensore. Sì, la difesa praticamente ha ricalciato indietro di testa un pallone innocuo, la palla è finita a Sergis e poi a Nappello che ha pescato Capezzani da solo. Capezzani in rete. Allora, Capezzani lo segniamo al 30esimo. Adesso lo rivediamo. Il cross di Nappello. Ed è Capezzani. Nappello. Broso, la palla è per Serges, anticipato benissimo da Filosa. È Brunetti, scusa. Sì. È Filosa che ha fatto questo intervento provvidenziale. Terzo, Nappello alla battuta, se ne carica, rete, Schiaroli, 2-0. Quando vengono calciati bene i corner sono sempre pericolosi e il Fano comunque ha gli uomini per sfruttare questi calci da fermo. Ripeto, un corner calciato bene molto spesso è sinonimo di pericolo. Bravo Schiaroli, bravo il Fano. E il Fano sta meritando, devo dire la verità, io voglio sottolineare, sempre bello chi fa gol, ma qui abbiamo un Nappello che sta distribuendo cioccolatini a destra e a manca. Da un corner Zanon per Dos Santos, prolunga per Bianciardi, si lotta, bella la rovesciata, comunque pregevole, ed è Almeida. È Urbinati che imbuca a Serges, che prova a far proseguire Nappello, ma è Cigliano che capisce la giocata e fa ripartire i suoi. Ma ancora Fano, Zanni, Nappello, il tiro fuori subito, passati 40 secondi e il Fano, è Nappello che squilla alla porta a difesa di Coco. Sarebbe stato un gol che... E attenzione invece, Dos Santos, il tiro e la rete, dal 3-0 al 2-1. Il calcio, Marco, è questo, il calcio è questo, dal 3-0 al 2-1,
Dos Santos. E questo è il calcio. Il Fano ha avuto una... L'Avezzano, ecco qua, lo andiamo a rivedere. Lanciato, bene. Si sposta, fa fuori Tommasini e buca Bizzini. 2-1 subito al primo minuto. Primo minuto, occasione per Nappello per il 3-0. La palla è uscita e sul ribaltamento di fronte. Nappello che prova a lanciare Broso, ma non ci riesce. Ancora Nappello. No, è Zanni questo, è Zanni che prova a lanciare Nappello. Questo è Capezzani, allarga bene per Serges il tiro, cross, attraversa tutta l'area. Urbinati. Sì, il Fano deve sfruttarla questa occasione, vediamo se... È lunga, Urbinati prova a far prolungare, c'è la rovesciata più spettacolare che pericolosa di Broso, io la... Lancio lungo, attenzione, la giocata e tiro fuori. Se lo mangia. Clamoroso, Corrado, appena entrato, si è mangiato il 2-2. Questa è clamorosa. Palla clamorosa per Corrado sull'errore difensivo del Fano. La rivediamo. Lancio lungo, non si intendono, la gioca male Bonacchi ed è Corrado. Il Fano deve registrarsi un pochino di più, sia soprattutto in fase di interdizione, perché comunque brutto l'errore di Bonacchi. L'abbiamo rivista con due inquadrature. Bonacchi in fallo laterale, Corrado la vuole battere veloce. Sulla palla ci va invece Zanon con tutta calma. Donatangelo, nuovo entrato, Filosa per Negro, il cross, la palla è buona, Bizzini ci mette una pezza, ancora, clamorosa, doppia occasione. Si è immolato Tommasini perché Schiaroli ha doppio perso una palla sanguinosa al centro dell'area. Dopo regia rimaniamo in diretta col quarto calcio d'angolo. Il cross si svetta. Non ho visto chi. Guardiamo la sponda di Dos Santos. Era Filosa che ha tirato alto adesso in questo caso. E poi Tommasini ha salvato. 19 Pellecchia che ha ribattuto. Si inventa qualcosa. La palla è per Serges Murato. Serges Murato. Per le proteste un po' troppo accentuate nei confronti del segnaline, però. Al netto di questo, sta facendo veramente un grande lavoro. Attenzione! Drolè! No, si è buttato. Calcio di rigore. È rosso, no. Calcio di rigore. Vi dico la verità. Mi era sembrato che Drolè si fosse lasciato cadere. Sono sincero. Io non l'avrei fischiato, ma andiamo a vedere in diretta. Il replay. Sono sincero. Se me la mandi con rallenti. Guardalo. C'è una piccola spinta di Zanon. Non è così evidente, però. Sono sincero, io in diretta non l'avrei fischiato. Aspetta, perché voglio andare in. Ce l'ho anche in diretta. Ma no, io adesso. Dopo lo riguardo meglio. Però io non l'avrei fischiato. In diretta non l'avrei fischiato. Però con la seconda inquadratura forse riusciamo a rivederlo meglio. Ma adesso ho Broso sulla palla. Una palla importantissima. Broso contro Coco. Broso, tiro, rete, 3-1. Broso. 82esimo. Broso, rigore. Pellecchia. Negro al cross.
colpo di testa. Tommasino libera. Bianciardi. Ancora Avezzano. Ennesimo cross. Vizzini la fa sua. Bravo. Bisogna sempre togliere. C'è stato qualcosa. C'è stato un contatto. Sì, il segnalino ha visto qualcosa. Dos Santos l'ha visto subito. È nervoso. Eccolo qua. Rosso per Dos Santos. L'avevi detto già da prima. Espulsione diretta per Dos Santos. C'è stato un colpo. Vediamo se la regia ce l'ha. Vediamo se la regia ce l'ha, non lo so, perché non era sulla palla, era completamente lontano dalla palla. In Moviola, se ce l'hai in Moviola. Allora, attenzione. C'è poco da fare. Dos Santos nervoso, l'aveva detto bene Fabrizio, piaciuto per nulla. Ha messo sotto il Fano, che comunque ha ribattuto colpo su colpo perché le sue occasioni l'ha avute. Attenzione! E se lo gol mangia. Incredibile! E se lo mangia. Cosa si è mangiato Filosa? Ma probabilmente Bizzini ha smanacciato la palla, rendendo la traiettoria regia, un po' più complicata. Se ce l'hai, perché io ho appena detto che la partita era in ghiaccio e questi rischiano di fare 3-2. Eccolo qua. Ah, io non so, era più difficile metterla alta. Ecco qui, abbiamo un'altra inquadratura col cross di Zanon e forse Filosa fuori gioco. Fuori gioco di Drolet. Forse Bizzini la... Devo fare un plauso alla partita di Tomassini. Broso allunga per Niang, che alza la testa. Palla in mezzo, rete. Nappo. Ha segnato Nappo. Nappo a chiudere. Sull'assist di Niang. Al 93esimo. Bella l'iniziativa di Niang. Non ho capito bene il movimento del difensore che l'ha quasi fatto passare. È Filosa. Alba Juventus. Palla dentro. Non ci arriva Drolet. Ci arriva Nappo. Ha segnato con il numero 16. Giovanni Nappo. Ecco l'altra inquadratura. Niang si è involato bene. Drolet non ci arriva. Nappo sì. Deve solo spingerla. 4-1, risultato bugiardo. Dal 3-2 e invece si è passati al 4-1 quando mancano 10 secondi. E Drolet vuole, e solo rete, 5-1 Drolet. Però se l'è meritato, per quanto ha creduto su questo pallone. L'Avezzano ha mollato e qui si è finito in goleada. Manita del Fano con Drolet. Adesso la regia, ecco qua il replay, guardate Drolet come attacca il difensore dell'Avezzano. Era Oxa che si è fatto sorprendere dalla voglia di fare di Drolet, perché tutte le volte che entra in campo vuole segnare a tutti i costi, e oggi ci è riuscito. Ha procacciato un rigore che noi abbiamo Fano sotto la curva ad esultare insieme ai propri tifosi. Partita bella, frizzante, molto combattuta, risultato bugiardo. L'Avezzano non ha minimamente demeritato, specialmente nella ripresa. Adesso l'Avezzano è sotto la curva dei propri tifosi a dare spiegazioni, ma io sono sincero, la ripresa dell'Avezzano è stata tutto cuore e a me non è dispiaciuto affatto. Solo il rigore procacciato in maniera piuttosto furba da Drolet ha spezzato il pressing e la pressione degli abruzzesi.
poi il finale, il Fano ha dilagato, il Fano aveva più voglia, aveva con i nuovi entrati, avevano voglia di mettersi in luce, e il risultato è stato quello che è stato, 5-1, ma io mi sento di dire un tempo per uno. Dallo stadio Raffaele Mancini di Fano è tutto, vi salutano Marco Giglio e Fabrizio Tosi e ci risentiamo alla prossima. Fano batte Avezzano 5-1. Buon pomeriggio a tutti. Ok? Sì. Ok. Mister, diciamo che il risultato finale non rispecchia certamente quanto si è visto in campo. Mi fa piacere che mi fa questa domanda, che non è facile metterci la faccia dopo un risultato del genere, quando avevo accarezzato l'idea di pareggiare la gara, perché sul 2-1 abbiamo creato due grandissime occasioni da gol, il Fano nel secondo tempo è uscito dal campo. Commentare un 5-1, parto da un presupposto: complimenti al Fano, sapevo che era una squadra forte, sapevo che era una squadra organizzata, una squadra di rango, e qua non fa una piega. Però devo essere sincero, mi dispiace per i nostri tifosi che hanno fatto tanti chilometri, ma chi non ha visto la partita potrebbe pensare che l'Avezzano non è sceso in campo oggi, e devo essere sincero, ditemi voi se la sto analizzando male. Prima mezz'ora combattuta, due squadre ben messe in campo che provavano entrambe a vincere, due grandi regali della mia difesa e siamo andati sul 2-0. È chiaro che scendere il secondo tempo sotto di due gol a Fano contro una grande squadra non era semplice, siamo stati bravi, ho cambiato assetto, abbiamo trovato subito il 2-1 con Dos Santos, ripeto, abbiamo sprecato due palle gol clamorose nel secondo tempo, prima con Corrado e poi con Baliva, e è chiaro che il 3-1, il calcio di rigore ci fa uscire dalla gara, ma è inspiegabile e non condivido, avendo fatto il calciatore, uscire dal campo gli ultimi 10 minuti, rimanere in 10 per un'espulsione che ci farà malissimo la prossima partita, perché mi toglie un calciatore importante, e soprattutto non è da me e dalle mie squadre prendere 5 gol, e se devo essere sincero mi fa doppiamente male. Ecco, mister, ha anticipato un po' quella che era la mia domanda, ovvero se l'Avezzano deve fare un po' mea culpa per i tanti errori, soprattutto nel finale, perché insomma Dos Santos che rimedia un'espulsione dal giocatore esperto qual è, meritata purtroppo, forse non so se era dubbio il contatto sul calcio di rigore, però ecco, tanti gol sbagliati, due errori in difesa nelle due occasioni iniziali, insomma cominciano ad essere un po' troppi questi errori. No, condivido in pieno, mi sembra che oggi l'Avezzano si è travestito da Befana in tempi non sospetti, è venuto qua, ha fatto 3-4 regali a Fano, non c'è bisogno di fare regali perché i calciatori del Fano non ti perdonano, sono calciatori di prim'ordine, di rango importanti, e la voglio pensare oggi che gli errori li abbiamo visti tutti in una giornata. Speriamo che oggi è stata una giornata fatta di grandissimi errori individuali, è qui che l'allenatore alza le mani, perché se c'è l'errore individuale c'è poco da dire. Senti, si può rimproverare il fatto di aver cambiato e aver inserito Corrado e Pellecchia con un po' di ritardo? Forse no. No, le spiego perché, le spiego il motivo. Io sapevo benissimo che il Fano, Bonacchi, Schiaroli, Tomassini, Urbinati e il calciatore più forte su palla aerea, Ambrosio, a 5 top su palla aerea. Io sapevo benissimo che il Fano era fortissimo e avevamo lavorato tutta la settimana sulle palline attive, e questa è la cosa che mi manda fuori giri, perché sembra che un allenatore non ha lavorato, non è così. Io sono l'allenatore e mi prendo le mie responsabilità, tutte le responsabilità, ma così non mi sta bene. Fare questa figura di merda a me non mi sta bene, e farmi 800 km non mi sta bene. Quindi chiedo scusa ai tifosi,
che avevano ragione ad arrabbiarsi, però è chiaro, ho fatto il calciatore, so che ci può stare una giornata storta, mi dispiace averla fatta nel campo più complicato del genere, perché fare dei regali, ripeto, ai calciatori del Fano non c'è bisogno, già sono forti di per loro. Quello che non sono riuscito bene a capire, io in cronaca ho detto un tempo per uno, primo tempo del Fano, secondo tempo dell'Avezzano completamente fino al rigore, diciamo così, e da un lato è sembrato un Avezzano che non mollava mai, tanto che sul 2-1, come giustamente detto, ha messo proprio sotto il Fano. Quindi da un lato un Avezzano che non molla una palla, e dall'altro un Avezzano nervoso, svagato e disunito. Non ho capito quale delle due. No, non mi piace gli ultimi aggettivi. Un Avezzano troppo nervoso, no, perché nervoso non è stata una partita. Dos Santos forse. Può capitare, forse non deve capitare, ma forse è un'ingenuità che può. Svagato nel senso troppi errori. È la prima partita che si concede questi regali alla squadra meno adatta. Alla squadra meno adatta, cioè il Fano ha giocatori fortissimi individualmente e quindi sapevamo benissimo che se concedevamo qualcosa, e incredibilmente abbiamo concesso, perché il primo tempo non sono d'accordo con lei, i primi 30 minuti è stata una partita combattuta, il Fano il primo tiro in porta gli facciamo fare gol noi, l'1-0, perché per 30 minuti è stata una battaglia. Viso aperto, due squadre che si battagliavano, due squadre dallo stesso sistema di gioco, con caratteristiche diverse chiaramente nei propri giocatori. Sapevo benissimo che era una partita dove le palle inattive potevano fare la differenza, ci abbiamo lavorato tanto. Il Fano è stato più bravo, ci ha castigato due volte, poi rientrare in partita, quindi cambiare assetto, rientrare in partita, dominare il secondo tempo, creare due palle clamorose per il due pari. Il Fano per 35 minuti non è esistito al secondo tempo. E poi esco con 5 gol sul groppone, mi dispiace, sono veramente incazzato. Mister, lei è arrabbiato, sicuramente conoscendo il presidente Paris lo sarà ancora più di lei, ci parlerà poi questa sera con il presidente? Ma il presidente è un presidente che vuole sempre il massimo, un presidente competente e competitivo, e avrà modo di parlarci, però ripeto, quando si perde così fa male perché chi non ha visto la partita sembra una debacle, sembra che l'Avezzano è venuta in gita, non è stato così, il Fano se l'è dovuta sudare questa vittoria, non nel punteggio, perché è un punteggio che veramente ci danneggia. Pensavo di venire a Fano con un'altra cosa, ritornare a Fano, diciamo pensavo di vedere un po' più di sole, non le tempe.